o sudditi o cittadini. Dovete scegliere voi. Come sempre, diciamo, richiediamo sempre l'autorizzazione a firmare. Comunque abbiamo già parlato con il segretario per formalizzare il tutto. Quello è il segretario? Sì, allora, la prima volta, voi chiedete l'autorizzazione. Abbiamo già parlato. No, per scritto. No, fatto così questo. Per scritto, ok. Proprio l'ultimo giorno di lavoro. Io non è valido. No, è validissimo. Buongiorno a tutti. Apriamo la commissione e attestiamo le presenze per discutere, come appunto all'ordine del giorno, sempre l'articolo 12 statuto comunale, proposta di deliberazione di iniziativa popolare, adozione della tariffa puntuale nell'attuale sistema di raccolta differenziata. Proseguiamo pertanto in virtù, insomma, dei colloqui che diciamo sono iniziati con delle commissioni fondamentalmente precedenti. Che cos'è? Una cosa per te che ti devo fare. Ah, ok, perfetto. Allora, attestiamo le relative presenze con la sonno Saverio. Presente. Di Bari Grazia. Presente. La Sciarria Vincenza. Assente. Liso Giuseppe. Scarcelli Nicola. Presente. Perfetto. Sono presenti altresì come componenti della commissione Francesco Bruno, Francesco Lullo, Stefano Porziotta e Giuseppe Raimondi. Pertanto, avendo il numero, possiamo iniziare. Do il benvenuto e il buongiorno all'ingegner Di Bari, il quale anche oggi, insomma, dovrà prestarsi a diciamo sanare tutti questi dubbi che riguardano l'argomento posto all'ordine del giorno. In virtù della commissione precedente passo direttamente la parola a Colasonno Saverio, così può già articolare diciamo quelle domande che nella commissione precedente, insomma, per via del tempo non hanno avuto risposta. Grazie. Una premura, cercate di prendervi 3-4 minuti a testa in modo tale da poter... Allora, prima di... Così non ci interrompiamo reciprocamente, non vengo accusata di interrompere. Grazie. No, io volevo... Posso fare una domanda prima di iniziare il discorso con l'ingegnere? Certo. Io, noi ci siamo un po' risentiti le registrazioni delle scorse volte. E bene o male, in molti tratti, quello che ho notato che emerge non è tanto la mancanza di risposte da parte dell'ingegnere, che bene o male, essendo presente, può risponderci. Quando io vado a fare domande però sulla parte politica, mi rendo conto giustamente che magari non ci sono tutte le persone presenti qui che possono dare delle risposte. Quindi io chiedo, nel senso che quando io ho chiesto per esempio in commissione, perdonami, forse non c'è una chiarezza sul meccanismo, c'è la discussione, però fatemi finire, io voglio farvi una domanda così poi mi rispondete a questo, sì, magari sì. Chissà c'è qualche passaggio io volevo chiedere, non è che magari sarebbe potuta essere un attimo funzionale alla discussione la presenza almeno in una commissione dell'assessore all'ambiente? Quindi è esattamente la stessa cosa porre le domande al delegato consigliare, anche quando io per esempio ho chiesto qual è l'indirizzo politico della maggioranza su questo argomento e lei giustamente mi ha detto io ti posso dare un parere personale, magari l'assessore però poteva darmi un indirizzo. Posso risponderti? Allora, partiamo da un piccolo principale presupposto. Le commissioni, diciamo, sono un ambito fondamentalmente di discussione relativamente, insomma, agli argomenti posti all'ordine del giorno, indipendentemente dagli orientamenti politici. Noi discutiamo a volte, diciamo, ci spingiamo anche nel merito, anche se non è nostra competenza spingerci nel merito, perché alla fine è sempre il consiglio comunale che va a decidere. Però le commissioni non sono basate prevalentemente su aspetti e su decisioni di carattere politico, sono basati sugli atti, tant'è vero che ogni commissione, al fine della stessa validità, devono terminare con una proposta. Quindi se noi ci atteniamo solo ed esclusivamente a degli orientamenti politici, noi non partoriremo mai delle proposte, proprio proposte concrete da portare in consiglio comunale. Infatti se io, diciamo, convoco una commissione
giusto per accertamenti, cioè quella commissione deve poi terminare con un atto effettivo, ho accertato che, e quindi di conseguenza stabilisco e porto in consiglio comunale, produco un risultato. Quindi diciamo l'aspetto politico, noi tra i vari componenti cerchiamo di rispondere alle varie domande, però fondamentalmente non è l'obiettivo di questa commissione. L'obiettivo di questa commissione è entrare a valutare regolamenti, proposte e atti al fine di sanare quei dubbi concreti. Cioè l'aspetto politico, per quanto sia importante, non è prioritario nel lavoro di commissione. No, se invece tu mi formuli la domanda, io però ho detto, quando ho risentito e in molti passaggi mi rendevo conto che non mi si potevano dare delle risposte, io ho fatto una domanda chiedendo per esempio la scorsa volta, ma se noi dovessimo decidere di fermo restando lo studio di fattibilità e tutto quel che c'è bisogno precedentemente di assodare, però io quando ho chiesto per esempio qual è l'indirizzo politico della maggioranza sull'adozione della tariffa puntuale, il consigliere mi diceva ma io posso risponderti soltanto a livello personale, certo. Quindi magari mi chiedevo se invece l'assessore avesse potuto rispondermi in maniera diversa, dandomi un parere più politico. Ma il parere politico, questo non è fondamentalmente diciamo la sede opportuna, competente, perché altrimenti faremmo commissioni e ci spingeremmo troppo su discussioni di carattere su discussioni di carattere politico e non andremo poi su discussioni di carattere sostanziale, perché poi parliamoci chiaramente. Avendo vari orientamenti politici, quindi già la commissione è composta da un numero di maggioranza e da un numero di opposizione, quindi già abbiamo dei precedenti di discussioni, di riscontri, diciamo, tra i vari punti di vista. Poi ci siete anche voi, allora a quel punto poi sarebbero delle commissioni improntate solo ed esclusivamente su ideali, su punti di vista e non sulla concretezza dell'atto in sé per sé. Comunque passo la parola anche al componente Lullo che voleva rispondere. No, l'indirizzo politico, giusto per chiarezza, poi magari subito passiamo a liberare magari l'ingegnere. Io diedi il mio parere personale, ma dall'altra parte poi ti dissi, scusami, ti do del tu se mi dai la possibilità, ti dissi dall'altra parte che nel contratto che è stato stipulato con la Sangalli, comunque era un contratto aperto e già predisposto per la tariffa puntuale, quindi già il contratto è stato già frutto di un indirizzo politico da parte dell'amministrazione, ma un indirizzo che viene non oggi, viene già da 3 anni fa, quindi se già nel contratto è anche prevista la possibilità di passare alla tariffazione puntuale, vuol dire che c'è stato già un indirizzo. Chiusa parentesi. Quello che esce dalla commissione, come giustamente ha detto la Presidente Aldo, è la funzione della commissione, è quella di esaminare la proposta, di eventualmente valutare le possibili migliorie che possono esserci alla proposta, oppure alla fine uscire comunque con un documento valido, una proposta valida affinché si sottoponga il tutto al Consiglio Comunale. Consiglio Comunale che è titolato poi a dare l'ultima parola per il tutto. Quindi quello che può essere ogni commissione è la discussione proprio di per sé della proposta. Va bene. Ok, allora iniziamo. Ingegnere, io volevo chiederle un attimo se è possibile darci qualche spiegazione in più riguardo quella cosa che affrontammo per prima la scorsa volta, cioè quella compensazione di cui lei parlava tra le buste del secco a perdere che avevano sostituito in qualche modo i transponder. Avevano sostituito i carrellati, i bidoni, Ingegnere, lei la scorsa volta ha detto, perché me lo sono segnato, lei ha detto i transponder previsti per i cassonetti condominiali, per il secco. Ascoltami, scusa. Quello che ho detto la volta scorsa tu lo sai meglio di me perché l'hai registrato. Posso aver avuto un'espressione poco felice, ti sto dicendo che nelle forniture erano previsti anche per le utenze sotto i 6, quindi per quelle che noi definiamo
kit familiari, il mastello per il secco alla stregua del mastello per l'umido. Quello, per motivi di comodità, spazio all'interno dei nuclei familiari, fu deciso di sostituirlo con le buste. A quel punto il trasponder sul bidone non avevamo dove metterlo. Okay? Posso essermi, diciamo, espresso male l'altra volta? Sì. Non metto in dubbio la registrazione, figuratevi se posso mettere in dubbio la registrazione. No, vabbè, no, perché io poi ho qualche difficoltà se però devo riportare la registrazione e non mi ritrovo più con le cose dette. Allora, la domanda era, se sono stati sostituiti i cassonetti, perché ricordo che nella discussione l'altra volta si disse che la valutazione fatta fu di questo tipo: perché dobbiamo dare un altro bidone alle famiglie, evitiamo di dare l'altro bidone e sostituiamo con le buste. Con la sostituzione con le buste del secco a perdere, lei ha detto quindi che venne meno di fatto l'utilizzo di trasponder, perché i trasponder vanno sul bidoncino. Venne meno il supporto. E invece, siccome comunque nel contratto si parlava indifferentemente, questo lo diciamo già la prima volta, di codice a barre e trasponder, non la possibilità di inserire i codici a barre nelle buste a perdere non era stata valutata? Nel contratto si parla di identificativo, poi si apre parentesi e si scrive esempio trasponder e o codice a barre. Quindi, anche perché trasponder è una cosa e codice a barre è un'altra, stiamo parlando di identificativo, ok? Quindi non c'è scritto trasponder, modello, tot, numero, ok? No, io questo glielo dissi la prima volta, perché glielo lessi tra l'altro il passaggio delle linee guida prestazionali, quindi ce l'ho davanti e c'è questa parentesi dove dice codice a barre o trasponder, però lei mi ha detto che... A mo' di esempio, però comunque c'è scritto codice di riconoscimento, questo sì, non è un esempio, quella la parentesi. Io quello che le chiedo è, siccome lei mi ha detto che il trasponder è venuto meno per ovvie ragioni, quando è venuto meno il bidoncino, perché il trasponder va sul bidoncino, se non c'è il bidoncino non c'è il trasponder, il codice a barre non va sul bidoncino ma va sul sacchetto. Dato che si parlava di codice di riconoscimento, perché non è stato inserito poi il codice a barre sul sacchetto? Allora, il codice a barre sul sacchetto non è stato inserito per una serie di motivi. Uno, perché stavamo parlando inizialmente di una fornitura una tantum, un bidoncino o mastello che dir si voglia all'inizio della fornitura valido per tutti e 7 gli anni. Nel momento in cui ci sono le buste a perdere, questa è un'operazione da ripetere tutti quanti gli anni, ok? Con gli ovvi costi relativi. Seconda cosa, perché comunque la gestione del codice a barre passa attraverso un'anagrafica certa di tutti quanti gli utenti. E poi di pari passo bisognava essere certi che questo prodotto che si andava fisicamente ad acquistare, perché tenete presente che qualsiasi cosa noi paghiamo all'interno del canone è un acquisto della pubblica amministrazione, ok? Fosse finalizzato. Allora, come dimostra l'ordine del giorno di oggi, si sta ancora discutendo dell'introduzione di una tariffa di tipo diverso. Quindi paradossalmente avremmo potuto avere 2 anni di codice a barre fine a se stessi, applicati sulle buste, con non pochi eventuali problemi di riallineamento tra le anagrafiche degli utenti e le anagrafiche poi reali sulle buste. E questa anagrafica? Ti dico un esempio banale e stupido. Per necessità spesso sento persone che dicono: io in campagna utilizzo le buste che ho a casa, oppure non ho avuto le buste al negozio, sto usando quelle di casa. Anche l'utente potrebbe indurci in errore se poi l'utilizzo della busta non è strettamente legato alla persona, al numero civico. Quindi questo per dire che cosa? Che tutti i sistemi sulla carta funzionano, poi dobbiamo essere certi quando li caliamo in realtà, o che li testiamo o che eliminiamo quei falsi positivi che ci possono essere in ogni sistema automatico. Attenzione. Quando lei parla di anagrafica certa, che è indispensabile per il codice di riconoscimento,
Quindi lei mi fa intendere in un certo qual modo che questa anagrafica certa non c'era. Assolutamente no, ti rispondo. L'abbiamo verificato sul campo. Quando è stata fatta la prima distribuzione a giugno, luglio, agosto del 2012, abbiamo riaggiornato le anagrafiche per una serie di motivi, i più svariati: mancata comunicazione dell'utente, vecchie banche dati in possesso del comune. Lì invece è stato fatto un vero e proprio censimento, perché civico per civico si è presentato qualcuno con un foglietto e ha fatto compilare. Poi sono stati tutti quanti digitalizzati. Adesso, sulla seconda distribuzione, abbiamo trovato ancora qualche disallineamento, però decisamente molto inferiore a quelli della primissima volta. Non è semplice un'anagrafica di 42.000 utenti, che poi varia in continuazione, cambi di residenza, nuove utenze, nuove formazioni. Noi perlomeno adesso abbiamo una fotografia più fedele della popolazione rispetto a quella che avevamo nel 2011. Però, quindi perdoni se io ritorno, perché ho bisogno proprio di capire meglio. Però se dall'inizio ci fossero stati dei codici di riconoscimento associati a ogni nucleo familiare, con questo poi aggiornamento dell'anagrafica che voi avete fatto e che quindi vi ha portati ad avere un quadro completo della situazione in città, si sarebbe potuti arrivare ad oggi ad avere codice per famiglia. Il processo che tu descrivi è esattamente il contrario. Perché io, prima di distribuirle, stampo le buste, produco le buste e stampo i codici a barre. E quindi scrivo Antonio Di Bari, via Bovio 74, e gli porto la busta. Quando vado, se poi Antonio Di Bari a via Bovio 74 non ci sta, quella busta non mi serve più a niente. Anche perché non è che vado a spizzicare il codice a barre sulla busta. Quindi era esattamente il contrario l'operazione. Era prima vedere quando dove dice stava... non ci sta, intende, cioè non era in casa oppure non esisteva. No, non ci sta perché è trasferito, oppure arrivo a via Bovio 74, conto di trovare 5 residenti, ne trovo 7. E questi due mo chi so? Mi segui? Quindi è esattamente il contrario il processo. Prima l'anagrafica. E poi la produzione delle buste con la stampa, perché quella poi avviene tutto quanto in automatico, cioè c'è una macchina che in parallelo, mentre scorre la busta, appiccica i codici per le prime 100 buste, poi cambia codice, riappiccica le buste. Avete visto, pure all'università hanno invertito i codici e hanno dovuto rifare i test, i concorsi di medicina. Quindi tutte le automazioni sono belle, funzionano, però devono essere certe, perché sennò rischiamo di avere dei dati che non servono assolutamente a nulla. Ma quando... No, si può fare, cioè non è che stiamo dicendo che tecnicamente ci sono degli impedimenti. Anche perché adesso ce l'avete in una grafica più o meno certa. Sì, decisamente migliore di quella del 2001, decisamente migliore. Tra l'altro quest'anno hanno, allora, il primo anno fu fatto un lavoro abbastanza complicato, molto artigianale, con, probabilmente qualcuno di voi si è trovato quando hanno consegnato le buste, aveva un imbrogliaccio con strada per strada, sì, i nomi, sì, dei, e facevano firmare a fianco. Sì. Quest'anno non è stato fatto così, perché poi quei imbrogliacci sono stati digitalizzati, nel senso che si è messo qualcuno che ci ha messo mesi e ha riportato al computer nome, cognome, riallineato tutto quanto. Quest'anno, sulla scorta della distribuzione del 2012, non è stato fatto così, cioè sono stati prestampati tutti quanti i cose, quindi sono state fatte semplicemente le correzioni laddove non c'era, quindi sono partiti non con brogliacci in bianco, ma con quello del 2012, ed era già digitalizzato, quindi ogni pomeriggio venivano aggiornati gli elenchi, non alla fine del processo, quindi adesso ci abbiamo già gli elenchi aggiornati. Invece il primo anno ci hanno impiegato più di 6 mesi per darci gli elenchi. Ci sono state fatte anche le aggiunte delle, e delle nuove, sì, delle nuove persone, tutti i registri. Quindi no, ingegnere,
Quindi, diciamo, da quello che lei dice, tenendo per un attimo da parte i problemi di natura contabile, perché quelli ne abbiamo discusso la scorsa volta, dal punto di vista pratico delle dotazioni, dal punto di vista tecnico, io mi chiedo, quindi oggi non ci sarebbero grossi impedimenti? Dotazione economico-finanziaria. Sì, quello io ho detto. Quando io dico, fermo restando che la parte contabile è importantissima, vediamo la parte tecnica. Io lo dissi anche l'altra volta. Esatto, infatti io per problemi tecnici a introdurre un sistema, non dico quale perché... Vi ho portato due esempi, ci sono sistemi positivi e quelli negativi, cioè il pagamento del secco oppure lo scomputo per le frazioni valorizzate. Quello poi è una scelta del Consiglio Comunale, sentiti gli uffici finanziari, quella, quale può essere quella più utile. Io vi ripeto, dal punto di vista tecnico non ci sono, non vedo problemi tecnici o contrattuali, come ricordava il consigliere Lullo, a implementare un sistema del genere. Ingegnere, mi scusi, sapete, adesso può entrare, quando dicevi tu, la situazione politica. Qual è la valutazione? Giustamente, no, non si trovano in ordine, non si trovano con le domande. La valutazione politica può entrare in questo modo. Tu per esempio preferisci una tariffa puntuale sul secco, io preferisco uno scomputo sulla frazione che ha significato, cioè tipo il conferimento a cui facevo riferimento l'altra volta, all'isola ecologica direttamente del soggetto, per avere una decurtazione minuto dopo minuto, cioè in tempo reale, di quella che è la bolletta studiata a monte. Qui entra l'aspetto politico, però, come diceva giustamente Lullo, il consigliere Lullo, è tutto da decidere in seno al consiglio comunale, cioè non siamo noi certamente preposti oggi a dire facciamo una cosa o facciamo un'altra. Questo è giusto, ma diciamo, potreste portare, come diceva prima, sì, la proposta. Infatti, per esempio, quella che è la mia idea, io la formalizzerò per iscritto dicendo che noi come movimento Progetto Andria vogliamo portare questa situazione qua. Insomma. E questo è l'atto conclusivo della commissione, che poi portiamo in consiglio comunale. Un'ultima domanda all'ingegnere, proprio per, anche per una curiosità. Brevemente, però, se no qui andiamo troppo oltre. Potrebbe... Ultima nel senso che è ultima. No, l'ingegnere è questa strana. No, vabbè, ma oggi non abbiamo tantissimo da chiedere. Io volevo più che altro avere questi chiarimenti su questi punti. Oh, perché verbalizzavano ultima. Quando... Brevemente, puoi illustrarci il ventaglio delle possibilità? Ecco, già il consigliere ha detto, io ho questa idea, voi avete quell'altra, poi io non è che ho un'idea personalmente, cioè abbiamo analizzato delle possibilità. Il ventaglio delle possibilità dal punto di vista delle dotazioni, oggi come oggi, per arrivare alla tariffa puntuale? Sostanzialmente le due che ho illustrato l'altro, cioè lasciamo perdere le possibilità tecniche, nel senso che come tante cose anche questo è un prodotto, quindi ci sono società di software, società di servizi che preparano questo, però non voglio entrare, diciamo, nel merito commerciale dell'argomento. La tassazione, o perlomeno lo scomputo della tassazione, avviene sostanzialmente in due modi. Quello, diciamo, positivo, che io chiamo positivo, nel senso tu paghi per quello che io non voglio che tu conferisca e quindi ti penalizzo in quel caso, ed è quello il caso classico dell'acquisto delle buste per il secolo esito. Con tutti i risvolti che vi ho già anticipato su, diciamo, maniere di elusione di questa tassazione. E poi c'è il caso che io chiamo negativo nel senso non del termine, ma negativo nel senso che sottrae alla tassazione, che è quello del controllo delle frazioni valorizzabili. Ora, il controllo delle frazioni valorizzabili si può fare in due maniere. Come ricordava il consigliere Bruno, con un coinvolgimento diretto dell'utenza, ed è sicuramente la cosa più semplice e che può partire dopo 10 minuti dalla decisione, perché in punti della città, non qualsiasi ovviamente, centro comunale di raccolta sicuramente, però a quel punto io penserei di metterne su un paio ancora, vista la dimensione geografica della città. Chi si presenta con frazioni valorizzabili ben codificate
gli si può pesare, quindi non c'è nemmeno un'aleatorietà sui sistemi automatici, il ha funzionato la pistola per il codice a barre, non ha funzionato la bilancia, no ma io l'avevo messa, quello non l'ha fatto, tutte queste belle cose, perché lì c'è un rapporto personale uno ad uno, utente operatore del centro, che rilascia una fish, carica una carica una card di quelle tipo diciamo PayPal, una raccolta appunti, cioè i sistemi sono oramai molto maturi da questo punto di vista, oppure lo stesso sistema sull'intera scala comunale, quindi con il codice a barre sulla busta per esempio della plastica. Però è chiaro che questo c'ha un problema, quello che dicevo prima, eventuali non letture, difetti di pesatura, perché tenete presente che la busta gialla che mettiamo fuori nei giorni di raccolta non pesa tantissimo, quindi le bilance automatiche poste sui bracci della mini vasca che li scarica dovrebbe avere una sensibilità che non ha. Ok, diversa la bilancia statica dove tu poggi sopra il sacchetto. Ok, il secondo problema è quello della purezza, perché allora io che devo decurtarti la tassa di un quantitativo, devo essere sicuro di quello che mi hai portato, e l'unica maniera per farlo è vis-à-vis, ci guardiamo negli occhi, tu mi apri la borsa, io ti dico guarda, questo non è un imballaggio, il resto è imballaggio, te l'ho preso e lì siamo certi e non abbiamo sorprese alla fine. Piccolo dettaglio, probabilmente qualcuno di voi l'avrà visto, recentissimamente la Miu Bari ha preparato un regolamento, guardate quanto corrisponde per le frazioni, stiamo parlando davvero di somme molto esigue. Cioè, non pensate che questo sistema porti abbattimento sulla TARI, se si chiama così, non mi ricordo, non mi sono ancora abituato, del 20-30%, no, stiamo parlando di qualche punto percentuale. Solo con questo sistema qui del conferimento delle funzioni utili, oppure anche in generale proprio con ogni sistema di tariffazione puntuale? No, stiamo parlando del valore economico dei beni. Dei beni che vengono dati indietro. Dico soltanto con questo sistema ipotizzabile oppure anche in generale. Io quando sento dire che la raccolta differenziata fa guadagnare, tra virgolette, alle aziende o alle amministrazioni comunali, mi rendo conto che probabilmente non si conosce il valore venale finale dei prodotti che vengono recuperati. Stiamo parlando mediamente per materiale di prima fascia di 250 euro tonnellata, che se per arrivare in prima fascia ha bisogno di una fase di selezione, la fase di selezione costa 100 euro, quindi al netto sono 150 euro tonnellata. La plastica è piuttosto leggera. Scusatevi, io passo la presidenza della commissione al componente Ciccio Bruno perché mi devo allontanare. E niente, praticamente volevo sapere semplicemente, ci sono altre domande che quindi portano, allora vi dico subito, se voi siete diciamo in conclusione di domande, io posso pure provvedere a porre in votazione la proposta oggi stesso e quindi praticamente affrontare la... Non possiamo porre oggi stesso perché cioè mercoledì che c'è il parere di fattibilità da parte della... Ma lunedì poi c'è la... No, un attimo Giuliano, venerdì noi abbiamo il parere di fattibilità finanziario da parte della Cialdella, quindi noi se ci pronunciamo oggi per esempio positivamente e però la Cialdella mi dice che per effetto di un cambio di contabilizzazione a partire dall'anno 2015 non si può fare in questo momento, noi stiamo parlando del nulla. Vabbè, quindi e quindi secondo me è tutto da rimandare, cioè noi la convocazione dobbiamo chiedere a Saverio se oggi... La convocazione relativamente alla Cialdella...
ha praticamente un ordine del giorno così come è stato formulato che sembra diversificato dall'argomento, cioè fattibilità finanziaria sull'adozione della tariffa puntuale. Quindi lo poniamo conseguenziale a questo. Perfetto. Allora facciamo così, la messa in votazione. Mi dovete dire voi perché la messa in votazione la mettiamo, diciamo, venerdì, in modo tale che abbiamo anche relativamente parere conclusivo. Perfetto. Prima di fare, diciamo, il passaggio di consegne, dimmi tu, se avete altre domande da proporre, per me non ci sono problemi. In piena libertà, ragazzi. Non riusciamo ad esaurire oggi, a meno per tanto riguarda. Oggi lo dobbiamo esaurire. C'è qualcos'altro, qualcosina. Volete andare via? No, io ho un problema familiare, devo andare per forza via. Voi, se volete vi lasciamo liberi. No, allora io passo, io non ho problemi, l'importante, diciamo, una raccomandazione, esaurite tutti gli argomenti, così venerdì ci focalizziamo solo sulla cialdella, va bene, vi ringrazio, scusate per l'imprevisto. Tanto non mi serve, cioè serve l'abbonamento. Non ci stanno discutendo loro. Albo. Sono in chiama le cose. Loro volevano comunque approfittare dell'ingegnere, perché l'ingegnere di non ci sarà. No, ma è un argomento che è inerente alla terapia. No, non c'entra più con il sistema di mercoledì. No, le domande che devo finire io sono inerenti, che poi un'altra domanda è. Ok, allora Saverio, continua tu per quanto riguarda l'aspetto della tariffa puntuale, così liberiamo l'ingegnere e possiamo. Ingegnere, l'ultima cosa, ultimissima, quando lei la scorsa volta parlava dando il suo parere in merito, diceva io non ritengo che la tariffazione puntuale abbia come beneficio principale, se non unico, il raggiungimento di dell'equità fiscale più che un aumento delle percentuali di raccolta differenziata. Io una cosa non riesco a capire, un attimo, cioè, guardando anche statisticamente ad alcuni dati di altri consorzi che hanno adottato la tariffa puntuale, non voglio fare, cioè, attenzione, io dico semplicemente statisticamente, cioè guardando proprio alle cifre, solitamente il discorso che si fa è questo: nel momento in cui al cittadino gli si dice che tu, se fai meglio la raccolta differenziata, paghi meno, tendenzialmente comunque quasi in ogni caso le percentuali di raccolta differenziata aumentano, cioè ripeto, non lo sto dicendo io, è soltanto qualche dato che ero andato per curiosità a vedermi. Quindi, siccome il mio problema sul discorso del raggiungimento l'aumento della percentuale di raccolta differenziata è una cosa positiva, quindi non possiamo che essere felici se mai dovesse accadere. Io però il problema lo pongo sempre da quel punto di vista delle premialità di cui parlavamo la scorsa volta. Quella premialità data all'azienda, corrisposta all'azienda per ogni punto percentuale maggiore del 65%. Cioè, io non vorrei che noi ci dovessimo trovare poi di qui a 2-3 anni a vedere un aumento delle percentuali di raccolta differenziata, col paradosso però che ad un aumento delle percentuali di raccolta differenziata corrisponderà un aumento proporzionale della premialità anche all'azienda, perché la premialità è proporzionale alle percentuali di raccolta differenziata, attenendoci adesso al contratto. Allora io vi chiedo, chi può rispondermi, siccome lei mi ha già detto che quest'anno per esempio non è stata conferita la premialità all'azienda perché le è stato chiesto di fare questo, chiamiamolo, sacrificio, io chiedo, questo articolo proprio sulle premialità all'azienda è possibile, dato che avete detto che il contratto è dinamico, il contratto si può rivedere in molti passaggi, rivedere anche questo articolo delle premialità all'azienda? Allora, no, ti rispondo subito no, perché non puoi cambiare i tratti del contratto, ma questo, diciamo, non te lo dico io che non faccio questo di mestiere, più
argomento, diciamo, da avvocati. Perché viene introdotta la premialità oltre il 65% all'azienda che fa il servizio? Per scongiurare, allora, alla base di questo contratto, dal punto di vista della raccolta differenziata, sostanzialmente ci sono alcuni criteri, perché comunque quando si progetta un servizio e si traduce questo servizio in un contratto di servizio stesso, si parte da una base teorica, cioè si fa un ragionamento, non è che si va lì su Google e si scrive raccolta differenziata e si prende quanto la rete ci dà. Si fa un ragionamento. Uno dei ragionamenti che è stato fatto. Ma si sa riferire ai dati che gli ho detto che io ho raccolto. No, questo si chiama fondo di paglia. No. No, perché spesso c'è la cattiva abitudine da parte nostra, diciamo, che ci confrontiamo con queste cose, di attingere in maniera critica le esperienze già maturate, ok? È solamente questo. Siccome oggi ci sono tanti dati a disposizione, la tentazione di fare presto e di andare su un motore di ricerca c'è. Allora, ingegnere, no, siccome la domanda non era quella di paglia, l'ho capito, perché comunque no, fammi male, dare, mi ha dato. Fammi dare, no, le volevo soltanto informare che quando io le parlo dei dati che ho raccolto, non sono andato su Google a scrivere percentuali, tariffa puntuale. Ho avuto comunque un colloquio con degli esperti, anche, cioè non li ho presi da Google. Non è quello che ti. Premesso che io posso sbagliarmi quando dico che la tariffa puntuale serve più a fare equità fiscale che non a migliorare la raccolta differenziata, visto che siamo al 67%, figurati, non ritengo di avere il verbo. No, ti stavo dicendo un'altra cosa. È bene che si sappia quali sono i criteri che sono stati posti alla base prima della progettazione del servizio. Una delle obiezioni classiche nei sistemi di raccolta differenziata, sì, noi raccogliamo separatamente, poi l'azienda immischia tutto e va tutto in discarica. Ok? L'abbiamo sentito ripetere in tutte le salse da tutti quanti che hanno sempre la prova provata che si immischia tutto quanto e si va in discarica. A questo punto abbiamo pensato di mettere una serie di meccanismi all'interno del sistema tali per cui questa operazione, laddove a qualcuno fosse mai venuta in mente, io so che per esempio questo fatto di mischiare non è vero se non quando il rifiuto è già immischiato. Caso eclatante, Spinazzola, c'è stato un filmato che è girato un po' da tutte le parti, la Gazzetta del Mezzogiorno ne ha pubblicato dei fermo immagine per dimostrare che stavamo immischiando tutti quanti i rifiuti, è partita anche di conseguenza un'indagine della magistratura, quelli erano invece rifiuti già immischiati alla fonte, accertati dai vigili urbani del comune di Spinazzola. Quindi da questo punto di vista non abbiamo difficoltà. È antieconomico. Però questa antieconomicità l'abbiamo voluta sancire nel contratto. Come? Sostanzialmente con due azioni. Uno, pago io, stazione appaltante, lo smaltimento, qualunque smaltimento pago io, stazione appaltante, in maniera tale che tu appaltatore o vai all'impianto di compostaggio o vai alla discarica o vai all'impianto di selezione, per te è esattamente la stessa cosa. Perché non hai convenienza economica a portare una frazione, faccio per dire l'umido, che costa 96 euro, in discarica che ne costa 50. Ok, ti ho reso neutra l'operazione. Secondo meccanismo, guarda che se mi aiuti a far sì che non scendiamo sotto il 65%, perché io vi ho detto l'altra volta che c'è un meccanismo strano, che i primi tempi le raccolte schizzano, poi dopo un periodo di rilassamento regrediscono. Allora l'altro meccanismo era, guarda che se tu mi aiuti a mantenere lo standard sempre oltre il 65%,
ti riconosco questo aiuto con quello 0,3 che hai ricordato l'altra volta, che poi in termini assoluti sinceramente non mi ricordo quanto, quanto? 30 euro. Quindi fate il raffronto a 10 milioni di euro che è il costo del servizio e vedete che in percentuale di che cosa stiamo parlando. 0,3. Vabbè, però 0,3. Però sì, dico. Sì. Scusa. Sì. Ognuno fa il suo mestiere. Ognuno fa il suo mestiere. E poi magari c'è neanche un terzo di fattore che è sempre quello del, correggetemi se sbaglio, della vendita dei rifiuti nobili, che i cui introiti spettano all'azienda, sì, giusto? Ma che nel PEF avete trovato con la voce meno. Sì, perché sono stati decurtati. Cioè sono stati decurtati. E tra l'altro vi invito a verificare il PEF 2012 dal PEF 2013. C'è stato un sensibile incremento della decurtazione dalla vendita dei prodotti valorizzabili. Ora, veniamo un attimo alla tariffa puntuale, va bene? Diciamo che passa la proposta del consigliere Bruno, che è quella più semplice, più immediata, dove si può sperimentare. Ingegnere, un attimo solo, sulle premialità io vorrei finire, perché... No, aspetta, fammi finire. Ma lei ha finito sulle premialità? No, un attimo solo, sto completando il raggio. È chiaro che nel momento in cui noi abbiamo un PEF che è la fotografia di quanto realmente costa il tutto, perché è un sistema... Sì. C'è il servizio, ci sono gli smaltimenti, ci sono gli introiti, ci sono i costi fissi amministrativi, ok? Nel momento in cui noi abbiamo il PEF, che è la fotografia fedele di quanto costa il tutto, e abbiamo un obbligo di 100% di copertura, è chiaro che qualunque somma, un euro o 100.000 euro che si dovesse decidere di come si chiama, riconoscere all'utenza più virtuosa, o è una parte di quella vendita del prodotto e quindi sale il PEF, o a parità di PEF è un appostamento di bilancio extra sistema. E si farà a novembre, si può fare a novembre. Ok? Cioè non c'è altra soluzione. O uno dice, vabbè, abbiamo incassato l'anno scorso, se non ricordo male, 900.000 euro dalla vendita dei prodotti valorizzabili, rinuncio al 10%, prendo 90.000 euro, però è chiaro che quel 90.000 euro mi entra nel PEF, e quindi la tassazione Tari aumenta di conseguenza, perché io la devo ricoprire. Oppure uno dice, rinuncio dalla fiscalità generale a, boh, non lo so, gettone ai consiglieri comunali. No, già lo facevo. Ah, quindi è una voce che non possiamo intaccare. L'abbiamo già fatto. Vabbè, diciamo, un'altra voce di fiscalità generale, dice, vabbè, questa qua va per premialità. Premialità. E quindi la Tari resta invariata. Sei mesi. No, e d'altra, perché sennò c'è un meccanismo perverso, cioè mentre premiamo alziamo le tasse. Posso, in merito a questo aspetto, non è possibile, parlo da profano in materia, è possibile dire all'azienda il cittadino ha conferito un tot di rifiuti in un certo periodo di tempo e quindi tu non hai impegnato personale per fare questo tipo di raccolta, quindi io il servizio, se prima ti corrispondevo, non so, raccolta plastica 1.500.000, adesso te ne corrispondo 1.350.000, perché 150.000 sono stati i conferimenti fatti in motu proprio dai cittadini. No, se io ti sto facendo 22, ti porto 100 fatture all'anno. E il prossimo anno te ne porto 10, ti dico, guarda, e dobbiamo cercare di condividere. No, lo dissi l'altra volta, se in una strada io ho 100 prese, o ce n'ho 10, o no, ce n'ho una sola, per incidere un po' sul PEF, senza, in maniera indolore, no. Io comunque la devo percorrere tutta con lo stesso personale, con lo stesso. Sì. No, le due maniere di finanziare queste premialità, per quello che conosco io, sono queste: o aumentare la Tari perché si prende il PEF, oppure dalla fiscalità generale. Oppure ingegnere, così sempre in maniera. Ha finito? Sì, no. Io queste conosco. Diciamo profana. Per assurdo, aumentare i controlli, quindi gli eventuali introiti da parte di persone che buttano, cioè quegli introiti
catapultarli, destinarli a quello che potrebbe essere questo. Perché non vedo che questo contratto è aperto nel senso aspetto, perché un introito no, è fuori dal testo. È fuori dal testo. Però devi dare un'ipotesi di avvocato. Sì, però Stefano, c'è alla fine chi sbaglia c'è adesso, credo che il periodo di tolleranza, tra parentesi, possa pure bastare. Proposta sempre da profano, perché non è che stiamo a fare i tecnici. Quello 0,3% di premialità, che quindi per come è stato configurato inizialmente è prevista per l'azienda, non si può utilizzare a questo scopo e quindi dividere magari, non dico interamente trasferirlo per darla ai cittadini la premialità, però perlomeno dividerla. Si può fare questa proposta all'azienda ora come ora? La si chiama negoziazione, però stiamo parlando di 30.000 euro. 30.000 euro? 30.000 euro se sei al 66%. Se tu arrivi al 67% diventano 60.000 euro. Se tu arrivi al 68% diventano 90.000 euro. Ecco quando io prima ho parlato del paradosso, perché più ti spingi oltre, più paghi all'azienda. Questo è il discorso. Però è una forzatura, perché alla fine, certo, insomma, che è una forzatura. Cioè, come vediamo, si è livellato quello che è, diciamo, però penso che se tu vai a dire ai cittadini che comunque in un'ottica però di tariffa puntuale, dove al netto di quello che dice l'ingegnere, io qualche perplessità ce l'ho sul fatto, qualche buon auspicio sul fatto che si possa aumentare anche la percentuale di raccolta differenziata, io ce l'ho sinceramente. E pensare che a un aumento della percentuale di raccolta differenziata dovrà in futuro poi corrispondere anche un aumento della premialità, a me personalmente questa cosa non piace molto, quindi chiedo se si può in fase adesso attuare una negoziazione con l'azienda e cominciare a ragionare nuovamente su questo discorso delle premialità. C'è anche la logica che è stata istituita proprio per tenere sempre l'azienda sulla corda. Cioè, questo tipo di percentuale che va, diciamo, dato all'azienda è servito sicuramente per tenere sempre sulla corda l'azienda stessa, a tenere perlomeno il 65, quindi incentivarla a 66-67 dandogli lo 0,3, però si è abbastanza appiattita, con la standardizzata la situazione, quindi 65 può oscillare. Io capisco benissimo tenere l'azienda sulla corda, però quando poi magari ci dobbiamo trovare a ragionare che effettivamente l'unico modo ora come ora per dare una premialità ai cittadini è prendere dei soldi che vadano fuori poi dal PEF, allora magari potremmo pure provare a ragionarci su questa premialità e dire, il consigliere l'altra volta diceva a me sarebbe piaciuto istituire un fondo di 20.000 euro, quei 20.000 euro li trovava là, per esempio, voglio dire, da quello 0,3, cioè che poi fare i conti in tasso all'azienda. No, quello sto dicendo, se tu quell'azienda non li prendo questi 20.000 euro, li metto nel bilancio di negoziato, io avvocato dell'azienda, una cosa che è successa qualche anno fa, non lo sapevo, c'era dei comuni accordi. Quindi voglio dire, se ha rinunciato, potrebbe anche negoziare. Cosa successe qualche anno fa quando l'azienda non lo posso dare per scontato. No, sto dicendo, visto che costa rinunciato. Ti ricordi cosa è successo qualche anno fa in cui l'azienda non l'ho raccolta, perché essendo in fase, diciamo, di uscita dal contratto con i comuni, successe che aveva creato un disservizio enorme alla città, e poi chiaramente il tutto andava a discapito del cittadino. Nel momento in cui tu vai a fare una transazione con l'azienda, una trattativa, ci sta, ma se questa trattativa no, naturalmente io ho detto una trattativa, cioè non è che ho detto che tu di punto in bianco domani mattina però dice questo 0,30 tieni presentato, sì, questo 0,30 praticamente è per contratto previsto per l'azienda, quindi se l'azienda viene in conto come quest'anno l'ha fatto possiamo fare, non puoi forzare ancora di più, ti potrebbe scattare magari un disservizio, ti potrebbe scattare. Però per contratto dovremmo rispettare anche tutte le altre cose. Certo, come no? Certo. E noi cosa stiamo dicendo? Perché non viene rispettato questo.
ci sono una serie di cose che devono adesso dobbiamo entrare in questo ragionamento, dobbiamo rispettare tutti. Cosa non viene rispettato il contratto? Campane di Ver, cioè l'abbiamo fatto nell'elenco puntuale, tutte le ma comunque viene comunque se non andiamo oltre. Sì, ora non vorrei... No, vabbè, forse in sintesi lui vuole dire semplicemente che noi da ignoranti ci chiediamo fin dove può arrivare quel discorso di compensazione che voi fate e dove invece poi bisogna dire no, qua non si può compensare, qua bisogna tenersi al contratto. Noi solo questo non capiamo, perché ci sono se vogliamo delle giocare parti... sulla terminologia possiamo giocare e ci giochiamo su. Allora, io non sto giocando. Il discorso è che per contratto l'azienda ha lo 030, l'ingegnere ha spiegato benissimo questa volta, sono stato attento anche ad ascoltarlo. L'osservazione che faceva adesso l'ingegnere poc'anzi diceva che l'azienda può anche prendere tutto il, diciamo, il ricavato dalle famiglie, quindi l'immondizia, e decide di andare a buttarla da qualche altra parte. No, perché se tu la incentivi con lo 030, l'azienda fa in modo che questo servizio venga tenuto sempre in, diciamo, in vivo, diciamo, al massimo dalla propria... Allora, le spiego anche dove interviene questa attenzione. Quando ci sono gli abbandoni nelle compranarie, in campagna, è vero sì che ci sono i sacchetti, ma è vero sì che ci sono anche gli ingombranti. Allora, l'indifferenziato è diverso dagli ingombranti ai fini della norma regionale. L'azienda potrebbe, fermo restare, al netto diciamo di un pedisse qua esecuzione del contratto fuori, cioè lungo le strade, quando va nelle periferie a rimuovere gli abbandoni, potrebbe andare in maniera diciamo più grossolana con il ragno, acchiappare tutto, caricare tutto e portare tutto qua, certo, in discarico, ok? Invece in questa maniera non dico che ci fa la selezione, ma chiaramente gli ingombranti ce li va a prendere separatamente. Questo significa questo in buona sostanza significa che cosa? Avere due camion e un ragno, perché su uno carichi gli ingombranti, sull'altro carichi l'indifferenziato. Quindi c'è un impegno anche, non solo diciamo un'attenzione, c'è anche un impegno organizzativo da questo punto di vista. È questo che è il meccanismo che secondo noi è stato introdotto, ma anche ha funzionato fino ad oggi, perché gli abbandoni ce ne sono e la percentuale non scende. Lo stesso vedete su Canosa, dove gli abbandoni sono ancora molti di più. Lì su Canosa, per un'organizzazione interna loro, lo hanno sempre fatto, fanno proprio una vera e propria selezione dei rifiuti, cioè quando trovano, per intenderci, la busta di plastica, il materasso, li separano tutti quanti. Li separano tutti quanti e... La cucina contro me. Se non la si trova di me. Sono in commissione consigliare, ti hanno tra qualche minuto io. Pronto? Sì, sono in commissione consigliare, ti hanno tra qualche minuto. Ok, io capisco tutto. Ora magari voi fai il populista, ma io soltanto non capisco come questa attenzione, questo voler tenere sulla corda, questo voler incentivare l'azienda, è tutto giusto. Però io quello che noi chiediamo semplicemente è di voler incentivare anche dall'altra parte i cittadini. Perché quando prima l'ingegnere parlava, diceva altrimenti che c'è questa tendenza, secondo che, come lei diceva, c'è questo fenomeno strano, l'ha chiamato così, che nei primi anni della raccolta differenziata le percentuali spiccano e poi pian piano va scemando la cosa e va calando. Però dal momento in cui il cittadino, poco informato anche diciamo sul cambiamento che si è avuto con l'introduzione della Tares, che poi è diventata Tari, su quello che ha comportato, sul fatto che la Tares ti imponeva di coprire il 100% del costo del servizio, il cittadino, quel fenomeno strano può essere anche dovuto dal fatto che il cittadino si trova semplicemente a vedere che deve pagare di più.
Quindi nel momento strano che diceva l'ingegnere, un altro lui diceva che vanno scemando il fondo che noi andremmo a instaurare rientra nel PEF. La stranezza sta che se da un lato c'è un credito nei confronti del cittadino, dall'altra parte c'è un aumento del costo, perché va a finire nel PEF. Il fenomeno strano che di cui parlava l'ingegnere. L'ingegnere ha detto che c'è questa tendenza che nei primi mesi la raccolta differenziata, la percentuale vola alle stelle e poi pian piano va scemando. E lui diceva: questo è un fenomeno strano. Io ho detto, mettendomi una. Credo che abbiamo scongiurato, perché se sono 2 anni che abbiamo una percentuale pressoché invariata. Ingegnere, io ho soltanto detto che bisogna anche cercare di capire un attimo e mettersi nei panni del cittadino, che nel momento in cui per diverso tempo non viene incentivato dalla bolletta che riceve, perché si vede soltanto una bolletta più alta, è al cittadino che vaglielo poi a spiegare, perché. Purtroppo c'è anche questo, come abbiamo detto, noi sappiamo però, scusate, che il passaggio... Però scusate, a questo punto sono io che non riesco a capire. Vabbè, adesso aiutatemi voi a capire. Io ho avuto una riunione sabato mattina con un comitato spontaneo di cittadini barlettani, allarmati dalla cartella TARI che era arrivata, e una delle domande che mi hanno fatto: ma perché ad Andria pagano sempre di meno? Allora, fatemi capire. Cioè, a Barletta mi hanno detto: ad Andria pagano molto meno di noi e hanno il 67% di una cosa differenziata. Quindi, che le tasse sul servizio di raccolta dei rifiuti, manutenzione delle strade e pubblica illuminazione sono molto alte anche in relazione al reddito pro capite che è calato, è un dato certo. Che questo sia da mettere in correlazione all'incentivo all'azienda, alle percentuali della pressione diretta, anche perché ti ho detto, se no io non capisco perché poi lo stesso fenomeno, visto da parti opposte, venga percepito in maniera diametralmente opposta. Cioè, a Barletta c'è la sensazione che qui, nonostante la raccolta differenziata molto alta, si paghi di meno, e qui invece, come so che è, mi dite, no, dove si paga di meno? Si paga comunque una somma considerevole. Probabilmente non è il sistema, mi hanno anche detto, a Trani non pagano proprio. La verità è che la pressione fiscale è alta in relazione al reddito che è calato. Poi, che questa sia colpa dello 0,3% della premialità, ti dico che per quest'anno non è vero, perché non è stato corrisposto. Che questo sia in relazione al fatto che a percentuali molto alte non c'è ancora un riconoscimento economico alle persone, io ho l'impressione, ed era quello che ricordava il consigliere Lullo, che rischiamo di fare esattamente il contrario, cioè di aumentare ancora di più le tasse per riconoscere degli incentivi. Quindi va ricercato anche questo equilibrio. Poi che siano alte le tasse, io ho avuto la mia cartella esattoriale come tutti quanti voi, figuriamoci, non è che parliamo di sentito dire, no, l'abbiamo letta. Vuole intervenire il consigliere Giannuccio. Grazie. Io, ingegnere, non ho assistito nelle puntate precedenti, non sono stato, insomma. Però è chiaro che l'argomento, diciamo, rifiuti è un argomento che attira l'attenzione di tutti quanti. È chiaro che noi, come amministrazione, dobbiamo porci 2 obiettivi. Uno, la riduzione del pagamento, del tributo. 2, un miglioramento del servizio e quindi un ambiente più pulito. Ora, è chiaro che se noi puntiamo a dare un contributo al cittadino in termini di riduzione del tributo e non abbiamo poi in realtà una città pulita, il problema non lo abbiamo risolto, o viceversa. Sono stato qualche estate fa in Germania e io sono sempre del parere che bisogna apprendere da chi sta prima di noi, o meglio di noi, o chi comprende prima di noi un problema. In Germania raccolgono anche con rispetto, diciamo, gli ubriachi vanno a raccogliere le bottiglie e le portano nei supermercati, fanno la raccolta, puliscono loro la città.
riempiono loro gli zaini, riempiono loro le buste, portano nei supermercati e in cambio ottengono una bibita o ottengono 50 centesimi direttamente. La città così è pulita. Parlo di vetro, ma come parlare di plastica, è come... quindi è una questione civica, una questione di educazione civica. Noi in questo momento, nella nostra città, dobbiamo cercare di dare al cittadino non solo una riduzione del tributo che è alto e salassato, ma dare al cittadino la possibilità di avere di vivere in un ambiente più pulito, che in realtà non lo è. E quindi se abbiniamo due cose, una città non pulita e un tributo alto, il cittadino va in bestia. Ed è quello che sta accadendo, ed è quello che oggi ci spinge a noi stare qui seduti a questo tavolo per parlare di questa cosa. Perché quando anche un tributo sia un po' più alto e avere, diciamo, di contro una città pulita è un sistema, diciamo, un cittadino può anche ingoiare il rospo, come si può dire. Ma in realtà non è così, viviamo in un paradosso. Allora noi dobbiamo cercare di migliorarci. Dico, il codice a barre è sicuramente una cosa da farsi subito per una maggiore, diciamo, equità. Due, è necessario anche attivare le isole di raccolta, sempre col codice a barre, e dare le card quindi per la raccolta punti. Sono dei sistemi che effettivamente, è vero, incentivano non solo nel prendere quei 50 euro all'anno, 100 euro all'anno, qualunque possa essere il contributo. Se poi questo noi riusciamo ad abbinare con quella premialità e la trasferiamo ai cittadini, io penso che abbiamo fatto bingo. Quindi abbiniamo due cose e il contributo alla fine diventa maggiore. Allora, dicevo sempre, e mi riferisco sempre alla amata o odiata Germania, c'è il problema praticamente dei sensori. Loro usano un sensore, una busta che non contiene la plastica, ma che contiene vetro e plastica, il sensore non la prende, la manda via. E quindi a chi ha portato un disagio? Ha portato a quello che ha raccolto quella busta. È quello che non ha fatto in maniera corretta quella busta. Allora io dico, esiste l'automazione, esiste un sistema, diciamo, evoluzione tecnologica, ma perché noi siamo ancora agli antipodi? Cioè siamo ancora veramente nella preistoria, o perché vogliamo stare in una situazione del genere? Io penso che si possa migliorare il nostro modo di vivere in questa comunità, basta volerlo e soprattutto basta essere un po' avanzati tecnologicamente. Il problema si risolve con semplicità. E sicuramente, diciamo, ci vuole maggiore impegno, ma una volta come dire, tarato il sistema diventa semplice. Il sistema, il cittadino va da solo a portare il rifiuto, e di conseguenza questo rifiuto naturalmente migliorerebbe il nostro vivere, quindi diventano indipendenti uno dall'altro le cause. Ecco perché dico, non possiamo noi oggi fermarci a comprendere, dici, però se accontentiamo il cittadino con una cosa, sì, ma non abbiamo risolto i problemi dell'ambiente. O risolviamo i problemi dell'ambiente e il cittadino rimane scontento perché sono troppo alte le cose. Quindi voglio dire, dobbiamo contemperare le due esigenze. E contemperare non può altro che essere l'amministrazione che deve invitare i cittadini con dei sistemi a migliorare la vita civica, la vita civile, in un ambiente migliore e con una riduzione del tributo. È chiaro che in questo caso l'amministrazione può anche giocare sulle poste di bilancio, le diverse poste di bilancio che molte volte vengono spese inutilmente, eccetera, eccetera. Quindi voglio dire, sono tante le sfaccettature. Noi dobbiamo puntare al binomio migliore qualità di vita e minore riduzione del tributo. E si può fare. Vuole intervenire, ma penso che è una cosa che avevamo condivisibile. Sì. Perfetto, Gianni, grazie del tuo intervento. Io bene o male ho finito con l'ingegnere, volevo chiedere. Io ho una domanda che volevo fare a voi consiglieri. Soltanto che ditemi voi se questa devo farla venerdì con la presenza della dottoressa Ciannella. La domanda comunque riguarda un eventuale come si chiama? Revisione del regolamento, quello che adesso è il regolamento CARI. Quando la scorsa volta noi, vi ricordate, abbiamo parlato dell'articolo 21, abbiamo trovato quelle inesattezze. Allora noi la prossima volta vogliamo comunque cercare di chiedere spiegazioni alla dottoressa Cialdella.
Però dobbiamo adottare con la proposta di... Non c'entra niente. No, però noi siamo andati a vedere sempre per quel discorso, noi non è che abbiamo preso tutto il regolamento, abbiamo preso la parte delle riduzioni per le utenze domestiche, che dal nostro punto di vista non è strettamente collegato all'argomento, però bene o male più o meno si avvicina, sempre nell'ambito delle riduzioni per le utenze. Saverio, capisco quello che tu dici, spesso diciamo nelle linee del regolamento si trovano delle incongruenze, può anche verificarsi questo, però non c'entra niente diciamo con questa proposta di delibera, dovremmo fare un'altra proposta di delibera, dovreste fare, o noi potremmo essere promotori su vostra iniziativa di una revisione del regolamento, che comunque è una cosa da fare successivamente, cioè dopo aver analizzato questo aspetto, non è che possiamo sommare le due situazioni, sono due situazioni che sono, viaggiano su binari. Mi spiego, sono due situazioni che viaggiano su due binari differenti ma paralleli, soltanto che dato che qui abbiamo comunque visto che il discorso è leggermente più problematico, con questo non sto dicendo che diffidiamo, noi siamo convintissimi del fatto che abbiamo visto potrebbe essere un po' più lungo la proposta che avevo fatto io. Questa nostra proposta sul regolamento era soltanto per chiedervi se era possibile inserire da subito invece nel regolamento quella revisione di quell'articolo. Per il regolamento bisogna andare in consiglio comunale a modificare il regolamento. Certo, c'è un iter da fare che non c'entra niente con questa proposta di delibera. Quindi noi adesso portiamo questo, perché questa qua lunedì abbiamo consiglio, dopodiché ci possiamo lavorare sul regolamento. No, io volevo proporlo qui in commissione in modo tale che magari, perché no, qualcuno di voi poteva dirmi, a me faccio carico io. No. Emendamento si può fare su questa proposta di regolamento, è stato già approvato l'emendamento, mentre sul regolamento c'è proposta di modifica del regolamento tali. Giustamente, probabilmente quel regolamento avrà delle modifiche, perché quest'anno abbiamo ancora quello, l'anno prossimo si trasferirà da IUC, roba vai, quindi ci sarà un ulteriore, però c'è una modifica diciamo della sostanza del regolamento stesso. Sappiamo se continuerà la TAR. E in effetti non siccome questo articolo di cui noi parliamo, abbiamo già parlato la scorsa volta, è un articolo che c'era già nel regolamento TARES, poi c'è nel regolamento articolo 21 c'è la acqua davanti. È il prossimo, non sappiamo. No, è anche questo. Articolo 21. No, quel regolamento che aveva prima. Quello dei fogli. Ce l'ho io il regolamento, se volete ve lo leggo, ma se invece non volete che affrontiamo ora, la scorsa volta noi ne abbiamo parlato, si ricorda consigliere che abbiamo affrontato quel discorso di quell'articolo, perché lì è l'unico punto del regolamento in cui si parla di riduzione. Non ti preoccupare, recepiamo questa tua istanza. Articolo 21 venerdì diventeremo rivedere tutto il regolamento, ma dipende da scusami, non capisco, ho capito. Non è questa, ci redarguiscono, andiamo fuori traccia, alcune commissioni sono state giudicate non produttive di effetti, questo è il ragionamento di Paolo, e si è creato un polverone l'anno scorso che voi logicamente stando di fuori non sapete, credetemi, e siamo stati tacciati di umiliati, dice bene il collega consigliere Porzotta, umiliati, perché qualche dirigente ha detto che noi approfittiamo delle sedute di commissione, invece voi state vedendo come stiamo cercando di fare il nostro meglio e sempre il nostro lavoro, non approfittando della macchina amministrativa per fare commissioni, giusto per venirci a dire il risultato della domenica delle partite di calcio. Va bene, quindi massima disponibilità per vedere se ci sono dei punti. Tu anche informalmente venerdì ci puoi portare alla nostra attenzione, in modo tale che noi ci riaggiorniamo e vediamo se ci sono sfaccettature. Venerdì però permettetemi almeno di fare soltanto la domanda alla dottoressa Cialdella su quella discussione, su quell'articolo lì, semplicemente la domanda, non proporremo nessuna revisione. No, ne parliamo successivamente. Un po' per l'accuranza.
conosco, io sono abituato, facciamo contare io perché ho capito non c'è fatto l'ingegnere, siamo con le telecamere, ingegnere lì deve andare via, è sempre il sempre diciamo sono alcuni atti, no, ma è competenza di questo. No, se non è di competenza della, della è l'ultima volta, è che, l'ultima vediamo, volta che lo vediamo, è solo per questo. Ok. Io altre volte mi darò malato. Non volevo. Sì, io volevo precisare che mi pare di averne già parlato la scorsa volta del centro di raccolta. Proprio tu, consigliere, scusami se ti l'ho detto. Dicesti anche la scorsa volta del fatto del badge, del di tutte le strutture necessarie per sì. consentire al cittadino di andare, passare il patch, quindi essere identificato, sì. eccetera. Ma questa cosa è già prevista. L'unica cosa in più è che si dovrebbe far rispettare, punto primo, però qui entriamo nelle inadempienze. Ma diciamo quella cosa in più della premialità, eccetera, sì. si comincia a fare un discorso extra, quello poi è un altro punto. E se si può fare, è chiaro che noi ci auspichiamo che si faccia, però il punto fondamentale è che si faccia rispettare quello che è previsto dal contratto, cioè che il centro di raccolta venga fornito di tutte le dotazioni tecniche, strumentali, eccetera, e sia adeguato al compito, diciamo, per cui è previsto, per cui è stato pensato, immagino, progettato. Su tutte le situazioni di mercoledì, sì. No, non so che stanno. Io ho fatto questa frase perché prima il discorso comunque cioè tu vuoi chiedere all'ingegnere come mai i centri di raccolta non sono ancora muniti di un eventuale beige, questo sì, è, anche, diciamo... sì anche, ma questo è chiesto qui mercoledì, lo vediamo meglio questo discorso. Io non lo volevo solo va bene, però non lo possiamo aprire adesso il discorso perché non è competente della commissione. Però diciamo la commissione c'è anche senza ingegnere, penso che il discorso però non è competenza almeno... di questa commissione. No, dico nella congiunta quarta e quinta. Comunque noi informeremo i consiglieri. Siamo componenti della prima, cioè non è che possiamo sta dicendo siccome il discorso è stato comunque preso molto velocemente, io ho voluto precisare solo questa cosa. Perfetto. E poi volevo fare una domanda, diciamo, in generale, non diretta, non la specifica all'ingegnere. Non so se voi avete presente quel centro di raccolta che è vicino al commerciale, la scuola superiore commerciale. Sì. Ecco, io non so se quello è legato alla Sangali, che è, diciamo, è una cosa autonoma. Quello che vicino a Biceglie. Sì. No, quello è un privato. Un privato, un'azienda. No, volevo capire, perché comunque lo strumento, prima il consigliere Curchio ha parlato di sistemi, eccetera, però diciamo, anche se non è legato al contratto con l'azienda, no. c'è già un sistema che magari è privatista. E quello è privato, e quindi però diciamo il netto senso... contrasto con la normativa della privativa sui rifiuti urbani. Mm. Però siccome è stato promosso dalla provincia... No, vabbè, comunque il meccanismo diciamo che si andrebbe a portare avanti. Fermiamoci. No, fermiamoci. Sarebbe questo alla fine. No, sì, fermiamoci, sì, però c'è la privativa sui rifiuti. Cioè i rifiuti prodotti nella città di Andria sono il comune di Andria. Quindi chiunque faccia commercio di rifiuti solidi urbani sottrae risorse al comune di Andria. Quindi ingegnere punto. Lì. Punto. Non dico più niente. No, questa è una cosa che va avanti da almeno 2 anni. Com'è? È una cosa che va avanti da almeno 2 anni, perché il centro è abbastanza... Sì. Ingegnere, scusate, ben questo avviato. Punto, scusami, mi ha dato un assist importante. Chi ha autorizzato a questo punto un'azienda? Qual è l'ufficio che ha autorizzato un'azienda? È un'autorizzazione provinciale. La provincia ha promosso una... su iniziativa di un gruppo, gruppo piemontese che ha promosso in giro per l'Italia questi ecopunti, credo che si chiamino. Lasciamo perdere. Io vorrei approfittare. Ok, lasciamo perdere, no, però vediamo, andremo a vedere questo aspetto. Andremo a vedere questo aspetto. E poi chiediamo successivamente. Qui sembra quasi che tu voglia in qualche maniera. Io non so nemmeno come si chiama la persona che lo gestisce, lo voglia in qualche maniera per andare. L'ultima domanda a lui e poi lui ha solo una richiesta proprio formale. Lui è l'ultima domanda.
Io vorrei parlare a proprietà dell'ingegnere, della presente, perché non c'è Mercoledì, fare una domanda sul piano di comunicazione. Quindi ci sono diverse attività, anche scolastiche, di formazione, eccetera. Abbiamo ad esempio delle indagini telefoniche, questionari, poi c'è il servizio di osservatorio di igiene urbana, previsto nel contratto. Osservatorio di igiene urbana si chiama, che sono da istituirsi con le stazioni, cioè tra la stazione appaltante e l'amministrazione comunale. Quindi volendo si potrebbe anche indagare sull'effettivo servizio che è previsto, magari ci sono degli atti, non lo so. Poi ci sono, come stavo dicendo, le indagini telefoniche, mi pare 800 o 400 semestrali. Poi c'è anche il discorso dei questionari con risposte chiuse, quindi si propone un questionario alla cittadinanza per vedere effettivamente, cioè, come viene recepito dalla cittadinanza il servizio. Insomma, quindi io mi rivolgo a tutto il piano di comunicazione, che poi annuale viene rivisto annualmente, cioè ci sono degli atti che è possibile vedere, anche per quanto riguarda i questionari, magari c'è un report, in modo tale che anche noi possiamo avere un riscontro su qual è la valutazione. È stato appena preparato quello per a valere per l'anno prossimo, quindi lo posso trasmettere alla commissione per l'ingegnere, lo sa. No, io mi riferisco al fatto di tipo negli anni passati, noi abbiamo 2 anni, giusto? Dicevi ci sono magari dello storico. Sì, dello storico, per avere grosso modo un trend, per capire la cittadinanza come ha valutato il servizio. Vi posso mettere in contatto con chi segue la no, anche se ci porta dei cartacei, non lo so, qualunque cosa sia. Dei record, sì, perché sarebbe interessante sapere come assieme magari alle come sono stati fatti. Assieme magari alle sempre dei report oppure proprio degli atti veri e propri sulle quelle riunioni che lei, di cui lei ci parlava, che sono state fatte prima della partenza del servizio, dove sono state fatte quelle valutazioni, sarebbe possibile magari avere accesso a quelli a chi possiamo chiedere? Non so nemmeno se sono stati fatti dei verbali in quelle riunioni, attenzione. Quindi si è scelto qualcosa senza formalizzare. Cioè noi come possiamo leggere oggi quelle valutazioni che sono state fatte, quegli studi che sono stati fatti? Ci date il tempo di fare una cosa alla volta. Ora c'è questa cosa preziosissima vostra, che riguarda la tasca dei cittadini e il decoro urbano con quel binomio che diceva Gianni. Successivamente regolamento e comunicazione. No, però come dire, cioè noi stiamo chiedendo, voglio dire, stiamo chiedendo soltanto di un accesso agli atti, quindi dal segretario, il problema non c'è, è una cosa del segretario, non lo chiediamo a voi. Si tratta di avere la settimana di pazienza, se potete. La comunicazione comunque è discorso di contratto, diciamo, il regolamento. Ma noi dobbiamo rapportarci ad altre aree, per cui se dobbiamo occuparci di questo, poi adesso incominciamo ad occuparci. Però finiamo, no, finiamo per dare, posso dire una cosa utile, per piacere? Scusate ragazzi, solo diciamo un consiglio sul metodo di lavoro, giusto? Io vi sto vedendo per la prima volta. Secondo me tutti i dubbi, le perplessità, le giustificazioni, i chiarimenti, tutto quello che volete, ma non è la commissione il luogo più appropriato per fare questo. Cioè in commissione si vengono con degli argomenti decisi. Secondo me c'è un lavoro che si può fare tranquillamente in ufficio. Chiedete l'appuntamento al dirigente, chiedete l'appuntamento al facente funzioni, chiedete l'appuntamento all'assessore, chiedete appuntamento chiunque che vi debba dare giustamente le spiegazioni, poi si viene qui e si conclude, perché se stiamo in maniera interminabile a fare le domande stiamo facendo una specie di conferenza è una precisazione, cioè va benissimo il lavoro, ma non è la commissione, se no la commissione non finisce mai, invece nella commissione dobbiamo arrivare a una conclusione. Però c'è un lavoro che si può fare prima. No, ma noi siamo arrivati a questo quando abbiamo depositato le delibere e sono state come dire, le nostre proposte di delibere sono state poi girate ai vari dirigenti di competenza. Se lei vede le risposte che sono state date,
Quindi si è giunti a questo proprio perché era necessario intanto la presenza di un ingegnere che potesse, come dire, esplicitare quali erano i problemi tecnici del contratto e quant'altro. Non è stata la nostra iniziativa, ma è stato... L'ho precisato la prima volta che vivi. Cioè, quindi, è una sorta di conferenza di servizi, cioè tra parte tecnica e parte politica. Sì, è una commissione, lo sappiamo anche noi, l'abbiamo capito questo, però... Non è che qui possiamo fare consiglio comunale. Assolutamente, non stiamo facendo consiglio comunale, ci stiamo soltanto chiarendo e stiamo anche capendo se è possibile portare in consiglio comunale le nostre proposte di delibera. È questo che stiamo facendo. E per capire questo è ovvio che dobbiamo essere anche snocciolati e chiariti alcuni dubbi che sono nostri principalmente, visto che noi non siamo, insomma, in comune, non conosciamo determinate cose. Penso che possiamo chiudere la seduta odierna. Ringrazio l'ingegnere per la presenza e la pazienza con cui ha esposto a tutti gli interrogativi e a tutti i dubbi. Buona giornata a tutti. Buona giornata prima a tutti gli esponenti. Senza mettere verbali, mercoledì ci puoi ricordare, quarta e quinta, mercoledì, dopo domani, senza mettere verbale, è una domanda che fa Stefano e Giuliano, sempre se puoi rispondere, se non sei operata di lavoro, se i neuroni sono collegati. Quarta e quinta commissione. Quarta e quinta commissione, aspettano che vengano i ragazzi. Chi sarà presente, tranne l'ingegnere? Non lo so come l'avete fatto la prima cosa. Venerdì o mercoledì? No, io non sono che essendo assente Stefano, venerdì o mercoledì? Mercoledì, quarta e quinta. Hanno convocato Cece Vita Nostra, una commissione, che è un peccato far venire loro e poi dire non c'è l'ingegnere, non la facciamo, mi sembra una presa in giro. Allora, lo vogliamo appurare ora? No, peggio ancora, non c'è l'ingegnere, non possiamo rispondere. Il problema è che si vede... No, mercoledì c'è il segretario generale e l'ingegnere popolare. Il segretario generale. Vabbè, io l'avevo chi fatto. Sarà? E chi è? Viene a posta posto, diciamo. No, il sostituto ci sarà. Quindi c'è un le costa a Santo Lavapare, perché il dirigente... Certo, l'ambiente in più c'è. C'è in più c'è. Non lo so, devo chiamare un governo. Sì, prima di nominare ci sarà un dirigente, ho detto che sarà un dirigente, ma c'è più traduzione. Il dirigente più anziano. È vero, ho detto forse scatta il dirigente più anziano. Ci vediamo mercoledì. No, prima di quello effettivo, chi lo sostituisce, come facente funzioni?